quest'anno la quasi totalità delle regioni, delle province italiane andranno in guerra di sé, quindi non lo so. Una situazione drammatica a causa del comportamento scellerato del governo. Lo ha ribadito a chiare lettere il vicepresidente di giunta regionale Giovanni Lolli, che ha presieduto il tavolo dell'osservatorio per la riforma delle province, che ha dato il via libera al disegno di legge che andrà in aula nel prossimo Consiglio Utile. Le province alla canna del gas dopo il taglio subito da 1 miliardo di euro nel patto di stabilità manterranno solo 3 deleghe, viabilità, edilizia scolastica e urbanistica. La regione e in parte i comuni si faranno carico dell'altra ventina di deleghe con i 163 dipendenti e relativi costi, dalle biblioteche e turismo alla formazione professionale e industria. Ma il problema è il resto del personale in esubero nelle 4 province abruzzesi, del totale di 712 addetti, e la colpa anche qui è del governo che non mantiene gli impegni. Ritengo il modo come il governo ha proceduto per questa cosiddetta riforma delle province davvero scellerato. Sono 712 gli eccedenti, diciamo, nelle province della regione Abruzzo, di questi 200 vanno in pensione nei prossimi 2 anni con la pre-Fornero. Ci sono 163 che noi riprendiamo come regione perché facevano parte, secondo quello stabilito dalla legge, delle deleghe attribuite, e tutti gli altri poi lo Stato ci aveva detto che si sarebbe preso la polizia municipale e provinciale, che sono circa 80 in Abruzzo, e tutto il centro per l'impiego, che sono altri 260 più 83 precari. E dopo invece scopriamo che non era vero, che le polizie... Adesso dovremmo farci carico noi anche di queste funzioni. Per quanto riguarda in particolare i centri per l'impiego, lo Stato contribuirà per 70 milioni nazionali, tenete presente che il tutto costa 220 milioni, in più ci ha detto di usare i fondi comunitari, ma i fondi comunitari non è che si possono usare per pagare spesa corrente ordinaria. Il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescenti, sconcorda infine nel mettere fretta. Senza redistribuzione delle deleghe anche le province abruzzesi rischiano il dissesto. Noi abbiamo chiesto tempi certi perché con tempi certi possiamo pianificare anche i nostri bilanci.